Filantropia, io, qualcosa di favoloso probabilmente, il rapporto col territorio, i grandi della terra, che sono sicuramente talpe, vermi e altri insetti, potrebbero obiettare che il ritorno alla terra è un ritorno celeste, celeste da cielo, cielo celare, da cielo da nascondere. Perché si parla di cielo e non sempre di celare invece? Allora io penso che ci sia un rapporto tra cielo e terra importante. Il territorio è la parte superficiale della terra e devo dire che è la parte meno importante apparentemente. Poi c'è l'uomo, l'essere umano o il non essere umano, poi c'è la donna, il bambino, l'animale o la cosa. Io credo che la filantropia sia una forma di istinto e di istante, istinto, animalità, bestialità, bisogno e sogno, e a un certo punto anche di istante, cioè qualcosa di momentaneo, qualcosa di fulminante, ecco perché si parlava prima di cielo, qualcosa di distante, anche di distante da di apostrofo istante, cioè la lontananza. Essere filantropi vuol dire essere lontani dall'ego o superego o dall'ugo e superugo, ed essere vicini può essere vicini inteso come comunità, collettività e anche come senso di appartenenza o di apparenza. Spesso si parla dell'apparenza, apparire o sparire, questa è la domanda. L'apparenza è una cosa meravigliosa, pensa a poter apparire a Cinisello Balsamo mentre io sono qua in questo momento, e io credo che questo sia il concetto più lontano, più vicino dal concetto di filantropia e dal concetto di territorio. Vi voglio lasciare con un pensiero. È un pensiero, non lo potete sentire.